Quali sono i motivi di questo sit-in di protesta davanti alla prefettura di Trapani? Noi protestiamo perché rivendichiamo il nostro diritto di lavorare serenamente. È dal 1° di luglio che abbiamo iniziato una protesta con l'astensione della mensa e finora non abbiamo avuto alcun risultato. Purtroppo le norme sono ancora vigenti, noi chiediamo il rispetto delle regole ed è un problema di sicurezza pubblica, non soltanto di sicurezza all'interno delle sezioni. Se scappa un detenuto il problema è di tutti, è della collettività, non è della polizia penitenziaria. E se ci sono in un turno 10 persone non si può garantire di fare il nostro lavoro con serenità e in sicurezza. Consideri che la conta ad oggi si attesta intorno a 470 detenuti e se in un turno ci sono 10 persone dislocate in 6 sezioni, più le portinerie, più la sorveglianza generale, come si può dire di lavorare in sicurezza? Noi vogliamo semplicemente rispetto delle regole e lavorare essendo certi di uscire la mattina e portare a casa la nostra pelle. Noi lavoriamo e vogliamo la nostra dignità di lavoratori, soltanto questo chiediamo. Oggi qui il prossimo passo? Il prossimo passo vedremo, io sono convinta che oggi parlando col prefetto avremo le risposte che cerchiamo, perché sicuramente il prefetto si farà portavoce delle nostre difficoltà e sono certa che la situazione rientrerà a breve, perché noi siamo fermamente convinti che ognuno deve fare la propria parte e quindi noi facciamo la nostra parte e rappresentiamo il 90% dei lavoratori presenti a Trapani. Non è una sola sigla che parla, siamo tante sigle e quindi il problema è di tutti, quindi rivendichiamo il nostro diritto a fare il nostro lavoro come previsto dalla legge. Né più e né meno.